Hola Dados Vapers e bentornati all'angolo dello svappo, qui come sempre c'è DJ Vise. Oggi, come promesso, siamo qui per fare la seconda parte, tra virgolette seconda recensione del TF vuoto, The Cloud Beast. Allora, l'altro giorno abbiamo fatto la recensione con montata la resistenza, quella da rigenerabile, che è questa qui, che io adesso l'ho smontata. Anche per farvi vedere quanto è enorme anche questa. Allora, vi faccio vedere, l'altra volta non sono riuscito a farvi vedere come montarla. Questa è la rigenerabile. È molto semplice rigenerarla perché, come si vede, il deck è come quello di un Velocity. Praticamente basta inserire alle torrette uno in quella sinistra, nella parte bassa o parte alta, e nella parte destra, parte alta, parte bassa, insomma, indifferente. Una volta che si vanno a mettere sulle coil, si va a mettere il cotone. Qui ci sono delle asole dove, una volta che il cotone è stato tagliato e sistemato, andrà inserito all'interno finché non lo vedrete qui. Eccolo qua. Questa era la rigenerabile. Allora, rigenerabile che l'altra volta, se non sbaglio, l'ho fatta da 0,40. E poi, una volta che avete rigenerato, basterà riavvitare il tappino sopra dove andrà avvitato la parte alta con il vetro. Ok, e abbiamo visto la rigenerabile. Io adesso l'ho lasciato riposare per un bel po'. Ho messo al suo interno il Power Dynamite di DJ Wender, di DJ Svapo. E adesso abbiamo montato sulla resistenza da 0,15, quella con 4 coil che avevo fatto vedere nell'altro video, se non sbaglio. E per andare a provare a svapare con wattaggio molto molto più alto, perché comunque l'altro giorno svapavo, se non sbaglio, a 105 watt, adesso possiamo arrivare fino a 180 watt per rimanere nel ratio, diciamo, che dà qualitativamente la smoke. Ossia, per ogni resistenza, se andate a vedere questa qui che ho montato, c'è scritto da 50 a 260 watt. Però il best, quindi l'atomizzatore funziona meglio da 120 ai 180 watt. Questa è l'unità da misura da dove bisogna rimanere dentro per ottenere un'ottima qualità di sapore nel liquido. Ragazzi, non andiamo a parlare altro, voglio provare assolutamente questo atomizzatore. E allora, Power Dynamite, adesso andiamo ad accendere la box. Ok, siamo pronti. Apriamo ovviamente queste. Siamo pronti. 130 watt. Devo dire veramente tanta roba, tanta tanta roba. Si sente perfettamente il liquido. Siamo a livelli di un dripper qui, eh. Nonostante non ci sia al suo interno la rigenerabile, ha una resistenza prefatta per il TF vuoto. Devo dire che questo tank mi sta veramente stupendo, eh. Non credevo si riuscisse a sentire così bene il liquido, perché comunque si riesce a definire bene cosa ci sia all'interno di un liquido con questo tank. Quindi siamo appunto, come dicevo prima, ai livelli di un'atomizzazione, di un dripper. Buonissimo, veramente. Poi il Power Dynamite per l'estate top. Allora, cosa devo dire? Facciamo come sempre le nostre votazioni. Facilita la rigenerazione se fate, ovviamente, se mettete questa coil qui. Se mettete, scusate, questa resistenza qui, quella da fare. Devo dire che non è molto semplice, eh. Se poi lasciate sulle vostre co le coil che vi danno già montate al suo interno, è un conto. Ma se andate voi a rigenerarlo, sarà un po' più complicato perché lo spazio è poco.
Quindi fare resistenze alte sarà difficile a meno che voi non cominciate, sì, non facciate le coil, sì, fate a mano. Se invece avete quelle prefabbricate e volete mettere su una resistenza da 0,15 ohm, sarà difficile farle, perché comunque lo spazio è poco. Difficoltà ce n'è, soprattutto nella, cioè solo nella rigenerabile, se ovviamente decidete di montare sulla rigenerabile. Intanto abbiamo visto che mi sta perdendo un po' di liquido perché l'ho messo anche un po' all'interno della resistenza. Perché, scusate, per bagnarla bene bisogna bagnare le coil. Quindi l'ho dovuta mettere anche da qua sopra un po'. Ecco qua. Ok. Quindi, boh, resistenza al calore è un tank, quindi darai un 8. Come io parlo di tank, adesso non dite che ho dato un voto alto, ah, ha detto che è come un dripper, quindi lo voto come un dripper. No, lo voto come tank, logicamente. Come tank, qui tanta roba, darei un, sotto il profilo di tank, un 9 come gusto. Che si sente benissimo il Power Dynamite. Adesso sto svapando a 160 watt, come vedete ne fa tantissimo anche di vapore. Allora, abbiamo parlato ragazzi per la seconda volta del TF vuoto, questa volta con una resistenza da tank, quella da 0,15 ohm con 4 coil, e sto rimanendo veramente stupito perché è tanta roba. Quindi la seconda parte del TF vuoto si chiude qui, qui come sempre dall'angolo dello svappo c'era DJ Vise, per oggi abbiamo concluso e come sempre ragazzi, buona svappata a tutti.